nuova sfida infinita, emozioni ogni partita, serve forza e convinzione, onorate la nazione. John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'Italia batte la Danimarca 2-0. Io sono qui con Alfred. Ciao a tutti, a casa mia tra l'altro. Come sempre per vedere le partite della nazionale italiana. Intanto ci scusiamo per il fatto che per chi ci segue dall'aeroporto l'anno scorso, solitamente dietro nelle recensioni ci stava una bandiera girata dell'Italia al contrario. Rigorosamente al contrario. Purtroppo Simone se l'è dimenticato. Io chiedo avevo detto un paio di tempo fa di portarla, quindi... Sì, ma poi ha detto tipo l'ultima partita Italia-Germania dell'Europa, ma dopo quando sarà l'Under 21, fra un anno e mezzo la bandiera. Può essere. Esatto. No? Comunque, ce la ricorderemo. Ce la ricorderemo. Partita. Italia vince 2-0. Partita. 0-2. Così, diciamo. Ci siamo annoiati. Abbiamo parlato un po'. Non abbiamo seguito troppo alla fine, perché la partita non c'è entusiasmato più di tanto. Sì, abbiamo vista, però, insomma. Però comunque un 2-0 che ci porta a fare i punti con la Germania, che ha battuto 2-0 sì. La Repubblica Ceca. Cioè, che forse è un pochino più forte. Cioè, senza forse è un pochino più forte. C'è sci. Però c'è da dire che la Danimarca, bene o male, va sempre avanti in ogni competizione. L'abbiamo sempre nel girone noi. Se l'è cavatina stasera la Danimarca. Un modo nell'altro migliore, ma io ho scritto Pellegrini per il gol, sì, e forse Chiesa quando è entrato ha fatto bene. Conti pure ha fatto benino. Pellegrini ha sbloccato la partita, quindi sì. Forse diamo a Pellegrini quel che è di Pellegrini. Io voglio dire una cosa, per me, allora, ora indipendentemente da tutto, peggiore in campo per me è Petagna. Ha fatto un gol bellissimo, certo punto, da bomber. Sì. Dall'82esimo in poi l'hanno dopato, probabilmente gli hanno buttato qualcosa nella bottiglietta d'acqua, perché ha fatto due azioni e poi il gol che sembrava un altro giocatore. Vedete, perché avevano mandato a scaldare Cherry e ha detto forse devo fare qualcosa. Esatto. Poi è stato sostituito lo stesso. No, più che altro sai che c'è, che comunque io poi sono un sostenitore del Dzeko, quindi a me io dico sempre se mi segna va benissimo così, quindi io Petagna lo promuovo alla prossima partita perché mi ha fatto il gol che mi ha chiuso la partita. Esatto. Però sotto un altro punto di vista Petagna deve sapere, secondo il mio punto di vista, che se non avesse segnato poi oggi sarebbe stato da 4. Esatto. Il 6 se lo prende per il gol che chiude la partita. Ha fatto un primo tempo imbarazzante, sbagliato tutto, è cascato su un pallone. Sì. Il problema di Petagna è che la gente, cioè, vedo tanta gente che lo difende, dice ok non segna tanto ma è uno che fa tanti assist, ma oggi non ha fatto manco quello, perché oggi ogni palla che provava a toccare cascava, la sbagliava, quindi oggi veramente penoso Petagna, si può dire. Petagna, sì. Premetto una cosa importante, sono stati tirati i soldi all'amico del pizzaiolo. Esatto. Ecco, Come se gliene servissero altri. Allora, parliamoci chiaro, perché io poi ho messo la foto su Facebook scrivendo sarcasticamente Donnarumma non te distrarre, sotto un sacco di commenti dei moralisti dicendo sì ma queste cose no, ma queste cose no. Allora, generalmente è sbagliato, esatto. Perché comunque sta difendendo la porta nazionale e va bene, però sono i stessi che, e giuro sono i stessi che quando, generalmente sono i stessi che quando ho fatto il post contro l'amico del pizzaiolo che mi aveva deluso mi hanno detto tutti quanti sto pezzo di merda, io uno te fasse male, che questo non si dovrebbe mai dire, non ci sono più le bandiere, la carriera, esatto, che non si dovrebbe, poi queste sono cose che non si devono dire, diciamo. Ma fate, gli hanno tirato dei soldi, non è che gli hanno tirato i petardi addosso, è una cosa simpatica, c'è poi ride, c'è poi che poi alla fine ha fatto la cazzata, l'ha fatta lui, esatto, la cazzata l'ha fatta lui, è oggettivo, lui e Raiola hanno fatto la stronzata, lui poi diciamo che quello dietro l'ha detto, il cazzo c'è scritto Donnarumma, diciamo se l'è cercata un po' sto amico del pizzaiolo insieme al pizzaiolo suo. La sono cercata, dai, non è che ora uno ci deve stare, cioè c'è troppo di fare delle determinate cose per un motivo valido, che può essere i soldi, che può essere l'ambizione, che può essere dei problemi, però la devi accettare, hai fatto una determinata cosa, e ora, come Ibra che lo chiamano lo zingaro, no? Lui ci ride, si diverte, o dice lui, si presenta, sono lo zingaro, perché insomma si è sempre comportato come uno che di qua e di là stava andando da una parte e andando da un'altra, e ora accetti quello che sei. Esatto, però accetti... Ci passiamo sopra, diciamo. A proposito di striscioni, lo striscione ignorantissimo a Garritano. Garritano, ragazzi, io da tifoso del Modena, ovviamente, quando vedo uno striscione per un mio ex giocatore mi sono emozionato, ragazzi. Garritano con la... Perché abbiamo convocato Garritano, ragazzi? No, in effetti, ragazzi, oggi ne parlavamo. Niente contro Garritano, ma ha fatto 6 gol, quest'anno ha fatto 4 gol. Sì, 6 gol io di 48 anni. Cioè. Esatto. No, vabbè, poi, insomma, se magari piace... Quanti anni c'ha? Non lo so. Non ne ho la ragione, giovane però. Però stavo pensando un po' agli esterni, abbiamo parlato di Ricci, delle cose. Di Ricci, magari al posto non di lo so, forse di 24 Garitano, anni. Sì, claro. Forse comunque, precisiamo subito per quelli che tanto sicuramente lo chiederanno perché non avranno capito nulla.
Allora, perché ci sono degli over 21? C'è un motivo ben preciso. In nazionale si possono convocare tre fuori quota, esatto, e, sì, e si può scegliere solamente fra quelli che, quando sono iniziate le qualificazioni, avevano ancora 21 anni. 21 anni, sì. Questo è il regolamento, per cui per questo abbiamo dei giocatori come Bernardeschi che, se non sbaglio, 21 anni l'ha superato. Sì, c'ha 22, se non sbaglio. C'ha 22. Cambi non mi sono piaciuti, perché sinceramente tu sei 1-0 e sì, stai soffrendo anche molto e non puoi mettere solo attaccanti. Esatto, abbiamo messo Grassi, contenimento. Grassi è l'unica però... cosa, sì. E comunque Grassi è un giocatore abbastanza offensivo rispetto a un Benassi. Cioè, diciamo che tatticamente il cambio Benassi-Grassi non era né difensivo né offensivo. No, cioè, esatto. Due centrocampisti più o meno con le stesse qualità, Benassi è un po' più fisico. Sì. E, però sì, gli altri due cambi che erano, se non sbaglio, Chiesa per Berardi e Cerri per Petagna. Cioè, non ha fatto niente, ha praticamente tolto uno di un ruolo per mettere uno di un allora, altro. Allora, Cerri per Petagna ci può stare, magari provi a fare il terzo gol quando sei sul 2-0 per la differenza reti. Sì, però Cerri sarebbe dovuto entrare in ogni caso, anche sì, al di là del gol, perché si stava scaldando, sì, avevano già vero, chiamato sì, Petagna. Però, boh, vabbè. Boh, no, vabbè, io sono contento che 2-0, questo infatti basta. Sì. Non dobbiamo assolutamente, come si dice, sugli allori, magari sì, adagiarsi sugli anche allori. Anche perché oggi, secondo me, l'Italia ha sbagliato delle cose in maniera di atteggiamento, perché ha giocato con molta sufficienza, un po' sottovalutando quasi l'avversario, sì, colpi d'età, con un po' di leziosismi, secondo me, di troppo, che magari per la partita dei soldi sono un po' inappropriati. Mm-hmm. Hai passato il girone, siamo matematicamente primo, ti puoi mettere a fare tutti sì, i giochetti che ti pare, però dato che non è così, secondo me potevamo un po' risparmiarci. Che poi paradossalmente, a pensarci, abbiamo fatto solamente, abbiamo, cioè praticamente ogni volta provavamo a segnare magari cercando un gioco importante eccetera, non riusciamo a fare gol. Ho esatto, fatto due arti coatti, perché esatto, tutti i tuoi gol Petagna è scivolato con l'altro rovesciato, chi da il gol dei Pellegrini, Pellegrini che ha iniziato l'azione di tacco, ha allargato, poi gli è arrivata la palla, ha preso il rovesciato, cioè Pellegrini non si è fatto un Eurogol clamoroso. Sì, esatto. E chiedo per favore, perché l'ho visto anche sotto i commenti di Facebook, qua si parla di Italia, Italia, niente niente forza, niente, perché, you, forza, perché c'era l'altro, gente su Facebook che si dividevano tra i romanisti che dicevano è fenomeno, provate a dire che questo è, e quegli altri dicono, ma non è perché sì, non è perché ha fatto un gol, che è un fenomeno romanista. Non c'è, è l'Italia, che si tratti di Gagliardini, Benassi, Cataldi, Grassi, tutti i centrocampisti che abbiamo, attaccanti e difensori, è l'Italia, come quando è la nazionale maggiore, è l'Italia. Cerchiamo di non soffermarci troppo sulle squadre di provenienza, evitiamo di farlo pure con l'Italia. E abbiamo archiviato la partita d'esordio, pure all'altro europeo, quello della nazionale maggiore, avevamo vinto 2-0 all'esordio. Speriamo magari di non fare la stessa fine, un po' di merda. Vabbè, la seconda partita che cosa avevamo fatto? Avevamo vinto 1-0 all'ultimo con la Svezia, gol di Eder. Esatto. Fantastico quel gol di Eder, me lo ricordo. Bello, bello. E l'ultima partita poi per te, forse, lo pareggiamo. Non mi ricordo contro l'Irlanda. Era Belgio, Svezia, Irlanda, abbiamo pareggiato. Una partita bruttissima. Sì, sa di sì, contro l'Irlanda abbiamo pareggiato. No, però abbiamo pure perso, abbiamo perso. Sì, Sirgu, sì. No, che poi... Sì, abbiamo perso, mi ricordo perché. Me lo ricordo perché dicevano che poi ai sedicesimi avevamo un arbitro turco e per quella partita era passata l'Irlanda, che era la miglior terza, aveva eliminato la Turchia e tutti i turchi ci odiavano. Sì, sì, è vero, è vero. Bellissima come cosa, ragazzi. Cioè, si erano fatti i complotti, insomma. Però alla fine poi la partita dopo abbiamo battuto la Spagna, quindi diciamo che è andata bene lo stesso. Sì, facciamo così. Dalla prossima volta porteremo la sciarpetta, cioè la bandiera. La bandiera, sì. Però dei quarti di finale la leviamo. Sì, sì, l'ultima sì, volta bene, l'ha portato benissimo ai quarti di finale. Va bene, lo facciamo per mantenere un po' la tradizione. Va bene, un problema. Una volta, va bene due. Che quasi passa direttamente ai semifinali. E niente, quindi la... Gli damo cioè, poco. Facciamo il giro, esatto. Quindi diamo poco alla bandiera dell'Italia. Ci denunciano per antipatriottismo e ci buttano in galera. E niente, ragazzi... Che ve posso dire? Niente, partita basta. Un po' così. La basta, prossima possiamo è mercoledì contro Germania. Mi pare Repubblica Ceca, non lo so, non me lo dite no, qua sotto, non me ne frega niente. Io ringrazio Alfred per aver fatto questo video con me. Io ringrazio te per aver fatto il video con me. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo in descrizione, vi lascio il link del Maestro 2.0 che apprende schedina un fenomeno sia per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda l'NBA. Bravissimo. Vi ringrazio la visione, buon scialala, forza azzurri e ci vediamo ad un prossimo video. Dai che si può fare, dai che si può fare. Dai che si può fare.